D'accordo, direi che possiamo uscire. Usciamo, forza. Siamo stati bravi per oggi. E tanto è festa, però noi dobbiamo andarci ad allenare, vero? Esatto, e siamo ancora vestiti da scuola. Oggi inizia l'allenamento speciale di atletica, è quasi ora di uscire. Ma mi chiedo se non avessi... Cioè, tra l'altro, il confident di atletica era partito in automatico o no? Perché metti che non la facevamo sta cosa. Pista di atletica. Questo evento non ci sarebbe stato, in teoria. Altra parentesi, mi chiedo se Kaz in questo momento sia lì fermo per trama, a prescindere se sia andato avanti o meno col suo confident, o è fermo proprio perché è lì per il suo confident, per via del ginocchio. Ci siamo allenati tutto il giorno in vista della gara del 2 agosto. Lo faccio per voi. Lo so, vedrai che ce la faremo. Peccato che però mi rubi il giorno, sta stronzata, Che si dice, coso? Oh, giusto, oggi non avevi il club, com'è andata? Sono uscito sfinito, con sto sole, nessun problema. Ah sì, sei più forte di quanto pensassi. Resta fuori dalla lista degli infortunati. Mancano poco meno di 2 settimane alla luna piena. Vedi di non farti male, ok? Come sto cretino biondo. Ah no, tra l'altro, non è biondo, è vero. Non so perché ho collegato che lui fosse Ryuji in quel momento. Beh, effettivamente, fra lui, Ryuji e quell'altro lì di atletica. Ah, c'è Aegis che vuole fare le piante. Ma sai che oggi non c'è Tanaka? Direi che è una buona idea provare a vedere che cosa esce fuori con Aegis con le piante. È esatto dire che sei tu a occuparti dei vasi sul tetto, Phoenix-san. Anche io sono interessata a portare avanti attività della orticoltura. Se la mansione potesse rientrare nei tuoi programmi di oggi, mi permetterei di unirmi a te. La qualità dei frutti potrebbe migliorare se ci occupiamo insieme del tetto. Sono preparata e motivata a intraprendere questa attività. Possiamo iniziare con il giardinaggio? Andiamo! Hi. Ricevuto, inizierò a dirigermi verso il tetto al massimo della mia efficienza. E si mette a correre per le scale. Che carina! Beh, perché gli stiamo dando attenzione, è normale. Tu sei felice che ne stiamo occupando di loro? Perché non glielo chiedi? Oh no, ci è rimasta male. Impara il piantese, vai. Beh, è una bella attività, Questo vuol dire prendersi cura di un essere vivente. Non ti dico di no, puoi farlo. Non sparagli con le tue dita però, sia chiaro. Mi sono occupato delle piante con Aegis. D'accordo, ti aspetto. Grazie alle nostre cure sembra avremo un ottimo raccolto. Ma mi chiedo se anche Junpei sia bravo in realtà. Forse sì, forse l'ho mal giudicato su questo tipo di attività. Magari in realtà esce qualcosa di buono. Martedì e anche oggi ci alleniamo. Mi chiedo se mi dia un potenziamento questa attività, sai? E anche oggi si va all'allenamento, lo so, lo so. Scena uguale, scena diversa? Sì, l'angolazione, no, forse uguale, è proprio identico. Ci siamo allenati in vista del 2 agosto. Il mio corpo è leggero, ma il tempo non era granché. Beh, abbiamo ancora un po' di giorni. Eccolo qua il mio pacco. All'interno portafoglio e profumo. Io poi li compro tutti sti regali, ma... Bentornato. La sindrome apatica è di nuovo in aumento. Le persone sembrano essersi calmate nonostante la media, ma se non risolviamo tutto saranno guai grossi. Dobbiamo sconfiggere le ultime 6 ombre, a partire da quella che arriverà con la prossima luna piena. Se i perduti continueranno ad aumentare, la città andrà contro in preda al caos. Stai esagerando, vero? Beh, suppongo di no. Tra l'altro, Yukari? Aegis, poverina, se non è con noi si annoia secondo me. A proposito di Aegis, andiamo a vedere se il poliziotto c'ha qualcosa di buono per lei. Compriamo sabato, però andiamo a vedere. E a prescindere, andiamo a vedere uno, se c'è qualcuno di nuovo, non è scomparso ancora nessuno, quindi due. Vendiamo tutta la nostra roba e ci facciamo 100.000 yen, non male. Quindi Aegis, 6 colpi e lancia granate, chance critico bassa, beh non male in realtà, sai? Sai che quasi quasi punterei a questo? Mentre le armature, guscio aramidico e
gilet aramidico. Forza oppure più difesa. Ci vediamo lunedì allora. Quindi 3, poi vediamo la signora dell'antiquariato se ci può fare qualcosa di nuovo. Hai trovato un nuovo modello base, quindi sì, diventerà un gran bel pezzo di equipaggiamento. Fucile nucleo. Ah cacchio, hai visto? Neanche a farlo apposta volevo comprare qualcosa. Contrattacco. Beh, sai che quasi quasi, più che l'arma, le prendo proprio il guscio. Va bene, aspettiamo il giorno degli sconti, vediamo quale è meglio per quale. Ed infine, Tanaka, ciao. Ce l'ho un diavolo? Ne ho uno per capello, pensa. Allora, gran simpaticone. Buonasera, sei qui per un'altra lezione di vita, ti si legge in faccia. Naturalmente sarà gratuita. Passiamo il tempo con lui. Oh cielo, che entusiasmo, non riesci più a farne meno, eh? Non ne posso fare a meno perché devo. Guarda, sono sicuro che per te sia stato divertente. Hai voluto mostrare a tutti quanto sei un uomo di successo, vero? Vediamo, vediamo se ho ragione. Hai mostrato a tutto che non sei più un ex perdente. Lo sapevo. Queste però sono soddisfazioni. Posso dire che sia sbagliato, però sono soddisfazioni. Te lo auguro. Ma allora, perché ancora non mi hai chiesto di farlo? Cioè, sei tu che non vuoi a questo punto. Il presidente si sta aprendo con me. Sento di comprenderlo un po' meglio. Quindi, rango 6. Tieni duro, sono solo 4 altri incontri. Forse 5 se va male. Sì, le ho recuperati lavorando. Certo, come no. Certo, come no. Tutto contento lui. Si è fatto tardi, sono tornato al dormitorio. Perfetto, siamo a metà della luna e ancora gli allenamenti non sono finiti. Spero che però mi diano davvero un bonus. Che palle però, mi perdo un'intera settimana di carte che posso duplicare. Lo faccio per te, tesoro! Grazie! Grazie al tuo incoraggiamento ce la faremo. Però che palle davvero, mi blocca tutto. Avevo in mente tutta la mezza struttura e... Affanculo, va via così. Ciao, com'è andata oggi? Mitsuru Senpai non è ancora tornata. Aveva detto che sarebbe arrivata per mezzanotte. Forse oggi non dovremmo andare nel Tartaro. Come vuoi. Tanto non ci dobbiamo andare, vai tranquilla. È vero, aspetta. È domani o oggi che posso... Mi sa domani, vero? No, perfetto, era oggi. E allora vai nel frigo. Perfetto, e guarda, spero a questo punto... Che ci fai qua? Spero a questo punto che il presidente se li mangi. Andiamo un attimo all'escapade. Non so perché volevo vedere il tizio dei siti internet. Ma secondo me non ha nulla, eh. Vediamo, eh. No, forse. Nota sul sito di sicurezza. D'accordo, dammi pure. E andiamo a controllare. Perché stavo pensando, quasi quasi passo la giornata al computer. Però non ho niente da fare. Andiamo a vedere. Tra l'altro ho ancora questo qua delle chiacchiere di Wato Dai. Cioè, capiamoci. Nota del sito di sicurezza. Siamo ormai dei hacker espertissimi. Misure di sicurezza efficaci online. Un sito che aiuta con l'addestramento delle squadre di sicurezza. Qui ci sono dei video di difesa personale, ognuno con una spiegazione dettagliata. Ho deciso di iniziare con il video più visualizzato. Interessante. Ho visto un video che spiega come bloccare individui violenti. Ho imparato l'importanza della volontà di opporsi a un nemico. Potrei usare quel che ho imparato nei combattimenti del Tartaro. Hai imparato come usare imboscata. Ora, quando esplori, puoi tendere un'imboscata ai nemici. Quando tendi un'imboscata, attiverai l'attacco sorpresa a prescindere dalla direzione in cui è rivolto il nemico. Perfetto, quindi posso colpire ovunque. Adesso è sempre un'imboscata. Premi R2 per scattare verso una certa distanza e passare allo stato di attacco. Premendo quadrato quando sei a questo stato, tenderai un'imboscata al nemico. Ok, quindi è attacco in velocità ora. Attivare un incontro prendendo l'avversario alle spalle aumenterà leggermente la barra della teurgia di Phoenix e può angosciare il nemico all'inizio della battaglia. Può e ci dà teurgia. Ottimo, figa. Meglio di così non ci poteva uscire una roba. Grazie tizio dei siti internet. E forse proprio perché Mitsuru era fuori oggi, eh?
Forse proprio per quello, vediamo. No, non è vero, è Pharos. Che succede? Ah no, davvero? Che succede? Ma eri sveglia e stavi controllando? È stato un caso che l'hai sgamata, scusami. Comunque, cacchio. A metà luna, tra l'altro. E cavolo. Non è piena, ma è metà. Tra l'altro manca Sanada. Ah, ok. Mm. Ah, ok, meno male. Quello di sicuro. Quello di sicuro, è meglio andare a controllare. Immaginavo. Ah, addirittura? Qualcuno l'ha uccisa. Ah, ho capito. Ho capito cosa succede. Il santuario, piccoletto. Ho capito. Cagnolino! Sta sanguinando, salvalo! Tra l'altro ci sono dei fiori lì. Piccolino. Salvatelo, per favore. Aegis, fai qualcosa. Sì, questo è un cane famoso. Fate qualcosa, per favore. Boia. A quanto pare. Hai. Ha fatto benissimo. Infatti l'ho visti anche io. Esatto. Però basta parlare, salvate il cane. No, è scritto là. とんだ変わり種もいたもんだ。全くですね。お前もだっつの。よし。理事長に報告して作戦は終了だ。Sì, ho capito, però salvate sto cane. Colino. Gambatta ne, omae. Inu ni shitoku no mottanai yo. Ecco. Piccolino. Manca una settimana. Manca una settimana. E manca poco la fine degli allenamenti. Forza. L'allenamento speciale di atletica continua anche oggi. Lo so. Liceo Gegokuan, pista di atletica. Dai. È perché ho te dalla mia parte, lo so. Ma ci mancherebbe anche che non vinciamo, ma ti pare? Mancano 3 giorni alla gara. Con sto sole qua e voglia che non vinco, cacchio. Quindi adesso il cane è con noi? Okaeri! Che si dice coso? Manca una settimana alla luna piena. Hai visto come è ridotto il centro commerciale Polonia? I perduti sono sempre di più. Sento che dobbiamo fare qualcosa. Annientiamo tutte le ombre. Sì, ok, ma dov'è il cane? Dov'è il Bau? Ho visto i risultati dell'esame, ottimo lavoro. Tieni, questo è da parte del presidente. È una ricompensa per aver saputo conciliare la scuola e le nostre attività extracurricolari. Mi ero anche dimenticato, cioè o meglio, dovevo andarlo a prendere, ma me l'ero anche dimenticato. Dato che ho ottenuto il massimo, ho anche ricevuto fascia mega magica. Interessante. Fammi indovinare. No, anzi, è anche meglio di quanto mi aspettassi. Koromaru, è bello tosto, eh? Ha difeso quello che doveva proteggere. Che bravo cane. Ma dov'è? Non lo voglio accarezzare, io intanto vi prendo il mio tagliaki. C'è qualcosa su un biglietto adesivo vicino al tagliaki. A Star-kun, grazie per l'impegno nell'attività del club, Yukari. È di Yukari, accetterò volentieri. Acqua Umugi. Beh,
Cacchio, il miglior premio che abbiamo ottenuto è del preside, assolutamente. L'uovo, madonna mia, il 27, quindi tra un mese. Ma perché io per avere uno spazietto grande così devo aspettare un mese? Ciao, Fuka. Sai, mi aspettavo di trovarlo qua, il cane, onesto. Però forse non è neanche nel dormitorio, forse è dal veterinario. Ok, non c'è Tanaka, non c'è niente. Quasi quasi, passo la serata a leggere, giusto per vedere come va. Potrei anche andare a mangiare per aumentare il sapere, quello è vero, però fare attività che non facciamo mai. Ti piace leggere i libri, Starkun? Vedi, c'è questa serie fantascientifica su un futuro prossimo che andava tanto qualche anno fa. L'ho trovata in un negozio di libri usati e ho comprato l'intera serie, ma è rimasta sullo scaffale anche troppo. Ho iniziato a leggerla solo dopo l'arrivo del dormitorio ed è davvero interessante. Aumenterebbe il sapere. Meglio di così. Se ti interessa, ti andrebbe a leggerla insieme? D'accordo. Mi fa piacere. Ok, andrò a prenderli nella mia stanza. Volentieri. Leggo più i manga. Uno ogni tanto. E che ti devo dire? Sono stato onesto piuttosto. Beh, ma siamo qua assieme, ovvio che non mi disturbi. Cacchio, che la devo finire in una notte? Quanto è lungo, scusami. Io per leggere un libro ci metto una vita, Dio mio. O forse perché siamo qua assieme. Grazie alle elaborate espressioni che ho letto, sento di aver maggiore sapere. Uno solo? Oh, speravo due di più. Che dici di leggere? Volentieri. Ma perché no? Volentieri. Lei è tanto caruccetta. Buonanotte anche a te. È caruccetta, però non è il mio genere. Il mio genere o ha gli occhiali o ha la pelle un po' abbronzata. Ehi là. Oggi lo sapevo che eri tu, Ho sbagliato l'altro giorno, eppure. Eccoti qua. Lo so, hai ragione, Fra. Stiamo legando. Questa è sbagliata perché ce lo dice anche Elizabeth che i legami sono la parte fondamentale della nostra crescita, quindi. Lo so. Lo so benissimo, lo vedo il counter. Hai voglia. Perché sono bravo? Alla prossima. Ciao ciao. Venerdì e anche oggi ci si allena. Lo so. Purtroppo ti tocca. E spero che tutto questo ci dia anche solo un premio per la vittoria a questo punto. Perché magari non mi dà un'abilità. Ma anche solo un premio. Schifo non mi fa, Il liceo Gekkoukan, ci stiamo allenando per il 2 agosto. Ho battuto il mio record, sono in seconda posizione, manca solo una persona, il torneo è dopodomani. Cacchio, quindi c'è uno più veloce di noi addirittura in sto gruppo? Complimenti ragazzi. Oh, ciao, bentornato. Ehi, non ti sembra che ci siano molti più perduti rispetto a prima? Oggi in Jinta ce n'erano parecchi, la mia amica era molto ansiosa. Ah, quando ci sarà la prossima luna piena? Tra una settimana? Dobbiamo impegnarci al massimo, vero? Eh già. Allora, abbiamo probabilmente da mangiare insieme agli Yukari. Tutti sono qua, Aegis è qua, quindi immagino non ci sia nulla da fare in giro. Tanaka non c'è. Quasi quasi stasera. Easy easy, andiamo a mangiare un po' di riso. Riso e pesce, che così siamo anche belli leggeri per andarci ad allenare domani. D'altronde, il sapere ci serve. Ci serve sia per la senpai, ma anche per gli esami. Nonostante comunque con gli esami siamo arrivati i primi della classe, Sai che per un attimo mi aspettavo di nuovo l'ora buia? Cioè, sarebbe stata tre volte di fila. Eccoci qua, dai. Manca poco. Oggi è l'ultimo giorno di allenamento. E speriamo di diventare primi a questo punto. Ho mangiato leggero apposta, per avere le energie giuste. Il Jog e Gokwan. Ci siamo allenati tutto il giorno. Lo so.
Stasera, crack, gamba spezzata. Crampo, non ci possiamo più muovere. Oh, sei tornato. So che domani parteciperai alla competizione. Vedi di puntare alla vittoria. Anche se c'è un atleta, un certo Ayase, che pare essere superiore a chiunque. Fai attenzione a lui. Ah, sì, ho già sentito quel nome. È piuttosto famoso, l'ho visto sulle riviste sportive. Che senso ha provare a sfidare gente del genere? Ti stancherai e basta. Beh, presto ci sarà la luna piena. Immagino che conti come una specie di allenamento. Porca miseria, spero che valga qualcosa. E sai che Tanaka c'è? Sì, c'è, ma... Guarda, curiosità. Vediamo cosa succede se facciamo due giri con due persone diverse di sopra. Ehi, stasera ti prepari alla competizione di domani? Beh, se c'è tempo, credi che potremmo andare a controllare le vasi sul tetto? Voglio solo dare un'occhiata rapida. D'accordo? Vediamo cosa succede con due persone diverse. Grande, mettiamoci all'opera. Yasai nante mise ni naranderu futsuu no shika mita koto ne kedo... le verdure di moda. Beh, non lo faccio per la fortuna. Dipende da quanto ci impegniamo. Noriki-chan, yume dekai hoga ii yo na. Non ha tutti i torti, eh. Koko wa kyoryoku shite okujou de hito hana sakase yo ze. Ma direi di no, dai. Esatto, inizia a lavorare. Poi vediamo se possiamo aumentare la mole di lavoro. Mi sono occupato dei vasi con Junpei. Beh, era quello l'obiettivo, eh. L'attenzione extra dai suoi frutti e il raccolto aumenta. Quindi avremo ancora più roba con più gente. Eh certo, come no. Anche perché sono io che mi occupo di sti vasi, non voi. Dai, oggi c'è la gara, per fortuna. Così abbiamo altri 4 giorni per gestirmela, anzi 3, visto che il quarto sarà quello di lavoro. Oggi si tiene il torneo di atletica, è quasi ora di uscire. Dai, vediamo com'è sto torneo. Che bello essere gli unici 3 modelli veri di sta scena, comunque. Oi! Ci penso io, non ti preoccupare. Hai voglia? Fai il tipo per me. Cos'è, un premio? La bevanda speciale. Beh, ha ragione su questo, eh. Su quello non ha torto. Guarda com'è comunque imbronciato la serie. Ce la posso fare. Sto per morire, ma vincerò. Quindi abbiamo vinto. Perché stavo dando il massimo. Hai voglia, una settimana intera di lavoro. Ma che palle, ma come? Ma come? Abbiamo tutto l'impegno e tutto. Adesso viene a farci complimenti, quanto fai? Ti giuro. Ehi, sei stato grandioso. Eccolo. Ma la stessa voce di Akiko. Merito degli allenamenti. D'accordo, certo. Beh, se mi aiuta a migliorare, perché no? Ok, nuovo confident dopo la scuola, quindi il pomeriggio, eh? Nuovo confident? Già iniziato senza che devo fare nulla, ti prego dimmi di sì, che così non devo perdere una giornata solo per farlo. No, se ne va, peccato.
E io no, cacchio. Ecco appunto. Certo, come no. Iya, ochitsuki natte. Souda. Hayase no taikouba tte iwarete ta sankou no Niimura inakatta ne. Sankou no yatsura ni kiitan da kedo yo. Aitsu renrak tore nakatta. Okay. Ie ni itte mo inakatta tte yo. No. Forse è uno che è scomparso nel Tartaro. Vuoi vedere? Anche potrebbe essere già andato troppo tardi, Dobbiamo andare a controllare, ma mancano 4 giorni. E di chi è il merito? Dai, saltami in braccio ora. Andiamo a mangiare per festeggiare. Ho deciso di tornare con i miei compagni di squadra. Ripeto, vorrei sapere se sto evento è fisso oppure no. Kimika. Bentornato. Ho sentito da Kiko che sei andato bene alla competizione. Purtroppo non ho vinto. Yeah. In ogni caso, sono colpita dall'abilità con cui riesci a gestire così tanti aspetti della tua vita. Già, Starkun, è incredibile. Dovresti riconoscerti più meriti. Se non altro, almeno stai facendo qualcosa a differenza di una certa persona. Sì, tanto non mi offendo. Comunque, manca poco la luna piena, no? Sì, ecco qualcosa che posso fare. Intendo la missione. Sì, la prossima luna piena sarà il 6 agosto, giovedì. È probabile che il nemico sia più forte dei precedenti. Assicurati di essere pronto. Quindi domani, sconti. Oh, Aegis, di nuovo, che vuole fare le piante. Ma sai che quasi quasi... Sì. Non abbiamo niente da perdere, volentieri. Quel raccolto lì, Dio mio, ci riempirà di piante. Oggi vorrei proporti di occuparci dell'orto sul tetto. Le piante attendono certamente le nostre cure. Andiamo? Ricevuto, inizierò a dirigermi verso il tetto. Il fatto che sono arrivati i parassiti o che non l'abbiamo ancora fatto? Oh, tienila lontana. Lasciamola stare, dai. Meglio. Arigato. Sì. E anche tu stai facendo il tuo meglio. Ah, non ti preoccupare. Sei così caruccetta. Mi sono occupato delle piante con Aegis. Grazie alle nostre cure sembra che cresceranno bene. Status, all green. Mondai nashi de arimasu. Kyou wa shuryou desu ne. Sorosoro modorimashou. Dopo di te, scendi pure. Ed è lunedì. Ah, è vero, oh cacchio, abbiamo saltato Tanaka perché giustamente ieri non abbiamo potuto. Ciao Elisabetta. Ovvio. Due individui, Cioè quindi devo farla per forza entro questi tre giorni, cavolo. Va bene. Se proprio dobbiamo. Le vacanze estive continuano. Abbiamo un nuovo panino e qualcosa per te. Ma quindi durante le vacanze estive i compagni che abbiamo in scuola non possiamo proprio interagirci. E tra l'altro non c'è neanche lui, ora che ci faccio caso. Vabbè, vediamo che cosa c'è di nuovo. Ok, le armi per me sono inferiori. Per Yukari sono già meglio. E anche per Junpei. Ok, io prenderei l'arco per Yukari e lo spadone lo prendiamo dal poliziotto. Ok, abbiamo 30 ametista. Potrei comprare una di tutte e tre le carte e poi farle replicare al santuario. Però ovviamente quello a cui dobbiamo puntare sono queste tre. E dobbiamo averne almeno una e poi replicarla. Quindi le persone scomparse entro il 5-8. Entro in questi due giorni, cacchio. Quindi dobbiamo farlo per forza di cose tra oggi e domani. Quindi per forza dobbiamo andarci oggi. Però c'è la bambina, sai che quasi quasi. Aspetta, però è vero, c'è Elisabetta. Usciamo anche con lei, mi ero dimenticato. Eravamo talmente impegnati sti giorni, scusami. Usciamo. Oh cielo, aspettavo che me lo chiedessi. Andiamo? Fai strada. Quindi andiamo proprio al santuario, pensa neanche il caso.
神社ですね。Beh, quello è il significato alla fine. 確かに、シャドウなどとはまた違った神秘的で新たかな気分がします。È uno spirito. では、こちらの様式に乗っ取りまして、まずは。Però prima devi lanciare la monetina, ci lancia dentro un milione di yen. Vediamo? Ecco appunto. このくらいでしょ? Così è troppo. No, no, fai pure. Sarà contento il santuario. Però prega, ricordatelo. Credo che lo spirito sarà molto contento, sai? Però questo ha già più significato, sappilo. In cambio di soldi. Mica tanto, sappilo. Yomikuji. Certo, vai a provarlo, vai. Fai un'offerta, prendi un bastoncino e vedi cosa esce. Però devi pagare e tirarne fuori uno. では、一つ私も引いてみたいと存じます。400 yen bastano. コンプリートするまで少々お待ちください。Ovviamente. Ho deciso di aspettare finché Elizabeth non è soddisfatta. 先ほどから気になっておりましたが、i giochi del parco? Sì, no, ti prego. これは確かこちらが滑り台で。Voglio vederla scendere dallo scivolo. まことの神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと寛大で本質に満ちた。Non è proprio quello, ma sì. Che carina. これは楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならない。E poi scendere di sotto. 世の設理を無言にして教える奥深い遊具でございますね。Stai sbagliando tutta. Prova qualcos'altro. Nakanaka de gozaimashita. Hokano yugu mo zehi asobikata nado oshiete itadakitaku zonjimasu. Dai, prova i dubbi allora. Kochira no jungle gym kara. Vai, vai. Junban ni onegai shimasu. Ti osservo. Come ci sei finita là dentro? Deraremasen. Lo vedo. Kore wa Non è così che dovresti farlo qua, eh? Lì cadi, occhio, fai attenzione. Ti sei divertita oggi, sono contento. Che cosa? もしかすると私、あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。Ti stai innamorando? ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと。Non l'hai convinta con le altre cose? Voglio vedere come ce la vai con questa. よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。Tutte le volte che vuoi. では、そろそろお開きといたしましょう。Vuoi scivolare di nuovo dallo scivolo, vero?その前に滑り台をワンモアお願いしたく。せっかくですので二人乗りなどいかがですか。Volentieri, andiamo. Ma perché non l'hanno fatto vedere? Ha finito di divertirsi e abbiamo fatto il ritorno alla stanza. Perché non l'hanno fatta vedere? Dai. Ti ringrazio per prima. Ora dunque, come posso esserti d'aiuto? Proprio.Darmi la ricompensa per prima. Grazie per avermi mostrato il santuario. Devo dire che l'armonia tra religione e divertimento è stata superba. Sto cercando di convincere il padrone di installare le sbarre orizzontali nella nostra stanza. Se dovessi riuscirci, vieni pure a usarle. Ecco la tua ricompensa. Fascia della vitalità. 50 HP, porca miseria. Quindi ecco a te un nuovo arco. Ecco a te una nuova arma, Junpei. Mentre ad Akiko gli diamo questi. Anche se quelli di Jack non erano male perché la malia è alta. Beh, danni ai nemici a terra.
comunque non è male. E la fascia della vitalità, io onestamente la darei a Aegis, sai? Perché noi abbiamo quella vitale che sono 30 punti, questa sono 50. E a Aegis, per aumentare la sua teurgia, gli serve sparare la gente. Quindi, finalmente torniamo al santuario. Duplichiamo una carta, visto che abbiamo perso un sacco di giorni. E completiamo un altro confidant. Purtroppo mi dispiace non vederla più, però è stato un bel confidant lei. È il giorno libero. Ora ho il corso privato, ma non ci vado. Vuoi giocare con me? Tra un po' te ne andrà. Ah no, cacchio! Passiamo il tempo con lei. Tanto è l'ultimo, quindi anche recuperarlo così mi sa che non ci guadagniamo nulla con una persona in più. Cosa vuoi fare? Cosa vogliamo fare, purtroppo? Non ci saranno molte altre prossime volte, purtroppo, mi sa. Com'è andata oggi? Giovedì ci sarà una luna piena. Sono certo che salterà fuori un'ombra di qualche tipo. Manca poco, quindi assicuriamoci di essere preparati. Il che vuol dire, ragazzi, stasera, Tartaro, dobbiamo andare a salvare delle persone, purtroppo. Beh, purtroppo, nel senso. La nuova carta è già apparsa? Posso concederti un momento, certo? Oggi nel Tartaro c'è qualcosa di speciale. E a proposito di cose speciali, io mi sono dimenticato di andare a fare un'altra rivelazione, quindi si torna indietro nel tempo? Tra le fauci tiene stretto un frammento che emana una curiosa luce blu. Se la tua curiosità dovesse prendere il sopravvento, fai visita a quell'ospite. Ritengo che si trovi al piano 72. Beh, allora vai. Al 72esimo piano, eh? Certo, allora aspetta un secondo. Sai chi è che riavvolge il tempo? Io. Prima di tutto, Escapade. Beh, quello dell'azzardo sai che non è male. Perché anche un nemico forte ci può dare roba buona alla fine. Dai, proviamolo, tanto non abbiamo nient'altro da fare, vai. Lo vedo. Stanotte andrai nella Torre dell'Ombra. Sei destinato a una lama a doppio taglio. Aumento che la probabilità di tutte le ombre di un piano si trasformi in ombre rare o più forti. Tanto non devo scalare la torre, devo solo andare a cercare le persone scomparse, quindi è un bene per entrambe le versioni. Quindi, 72esimo piano, eh? Oh, eccolo qua l'effetto, aspetta. Oh, così si attiva? Quindi siamo in vantaggio lo stesso, fantastico. Bellissima l'animazione, tra l'altro. Ma... Junpei c'ha praticamente la lama di Berserk in mano. Che poi la cosa buona è che in realtà andiamo anche molto più veloce. Tra l'altro volevo vedere la sua... Esatto, a lei gli cambia il modello, quindi gli abbiamo messo un lanciagranate e vediamo come attacca. Bellissimo, è un colpo solo. Allora, è figo. È figo perché è un dettaglio stupidissimo, ma... Wow, bello. Forziere da uno che magari ci apre la porta. Sempre meglio aprirli. Fermaglio tonante. Qualcosa di elettrico quindi? Fermaglio tonante riduce i danni da elettricità. Beh, sai che quasi quasi non è neanche male per lei. Oh, è un gatto. Ma che carino. Potrebbe essere una persona, provate a cercarla. E spero che non si metta a scappare. Cioè io pensavo che intendesse fosse una creatura letteralmente, un'ombra. Ma non pensavo fosse... Eccola qui, la persona scomparsa. C'è un gatto dall'aria disinvolta. Ma c'è un gattino in un posto del genere. Comunque dobbiamo proteggerlo, per favore. Torna immediatamente all'ingresso. D'accordo. E spero che l'oggetto... Esatto. C'è ancora della saliva, ma credo che potrebbe tornarmi utile. Lo sapevo, lo sapevo. Micio salvato. Quindi il prossimo dov'è che si trova? Percepisco qualcuno. Tra il 78 e l'81. Va benissimo. Due mani d'oro, yes! 3000 yen ben spesi oggi. Ed essendo così veloce ora non è neanche più un problema prenderle. E siamo sempre in vantaggio. Perfetto, andata. Ormai è facile. E bravo Junpei che sale di livello. Morta, mano arcana. Ho capito però, più punti esperienza è meglio con una mano d'oro se permetti. E infatti Aegis sale di livello e apprende guarigione rapida. Non è granché, ma è sempre meglio di nulla. C'è qualcuno nelle vicinanze, deve essere una delle persone scomparse finite qui. Rilevo il segnale al 79, presto. Eccola qui la persona scomparsa. Rilevo una persona, per favore salvala. Deve essere una delle persone scomparse. Dobbiamo prestarle immediatamente soccorso. Torna all'ingresso. D'accordo. Boh, e così anche le persone scomparse sono salve. Percepisco qualcuno. Ah, quindi erano due persone più il gatto? Ah, vabbè. Sembra esserci una presenza tra l'83 e l'89. D'accordo, ci vado io. All'84, muoviti. Altra mano arcana, otteniamo qualcosa. Sì, gli amanti. Discepolo sagace. Più probabilità di colpi critici. Non male, non male. Ed eccolo qua il ragazzino scomparso. Lì c'è un forziere dorato e anche un'ombra dorata. Ferma lì! Presa! Vabbè, questa è facile. Getsu! Hey. Tutto questo solo per avere ancora il più uno, ovviamente. Speriamo di ucciderlo. Ok,
in realtà è andata meglio di quanto mi aspettassi, sai. Per un attimo ho anche pensato schivasse. Che cosa otteniamo? Oh, due carte addirittura. Però matto sia, matto sempre, 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 sempre. Sono tanti punti bonus in più. Ed ecco qui la persona scomparsa. Oh, aspetta. Ah no, l'ombrara l'ho uccisa. O ce n'era un'altra, non ho visto. Vabbè, non importa. Tanto siamo qui nel Tartaro a fare punti livello. Ho provato a fare un'altra ricerca, ma non percepisco ancora la presenza di qualcun altro dentro. Sembra che abbiamo salvato tutti. Perfetto. La carta degli amanti sta brillando. All'ottenimento degli amanti, il bonus dell'affinità sociale durante la fusione aumenta. Grazie. Già lo sapevamo. Ok, ci siamo allenati più che abbastanza, siamo arrivati al livello 38 con quasi tutti, tranne Mitsuru che è rimasta un po' indietro e Akiko, ma se la cavano abbastanza bene loro due. L'importante in realtà è stato recuperare sia Junpei che Yukari, che erano quelli più indietro a parte Aegis, però Aegis abbiamo avuto una botta di fortuna fin dall'inizio. Quindi direi che possiamo uscire, ci mancano 3 giorni al rientro qua dentro tanto. Martedì ed è ancora festa, mancano 2 giorni. Chi è che mi scrive oggi? Ciro? No, indovina chi è? Ma perché no, dai, in realtà non ho granché da fare e in teoria abbiamo già recuperato con lei, però un controllino a vedere chi c'è oggi in giro lo farei lo stesso, sai? Quello è il certificato della vittoria? Cioè, oddio, siamo arrivati secondi, credo. 18ª competizione scolastica, argento, maledizione. Grazie agli allenamenti estivi di atletica ho stabilito un record personale. Eh beh, non è stato abbastanza, ma siamo stati comunque bravi. Effettivamente, beh, un nuovo confident non farebbe male, ne abbiamo di scelta. Anche perché loro tre per ora sembrerebbero ancora distanti. Stranamente Yukari, nonostante abbiamo avuto la possibilità di iniziarla a scuola, fuori da scuola non sembra che gli interessi. Aegis, tu niente ancora? Abbiamo i vecchietti volendo. Beh, potrebbe essere una scelta, sai? Effettivamente non ci manca molto per completarli. Visto che abbiamo salvato quelle persone, andiamo a richiedere la nostra ricompensa. Non che ci serva, siamo degli eroi nascosti nel buio. È un ringraziamento che ci ha lasciato poco fa una casalinga scomparsa. L'avete salvata voi, no? Fare domande, prendetelo e basta. Uno smer... 4 smeraldi, c'è ancora dell'altro. Hanno trovato lo studente che era scomparso. Ho provato a fargli delle domande, ma le risposte non avevano senso. Ha detto che dei ragazzi l'hanno salvato da una cosa scura. Ha lasciato una ricompensa, ecco a voi. Cambio potenziato, ok, buono, buono. Il gatto invece non ci danno nessuna ricompensa per questa cosa. Quanto guadagniamo oggi? 76.000, beh, siamo già alla soglia dei 400.000 yen. Ottimo, che bello. Oh, finalmente armature nuove. Elusione alla luce e... 122 di difesa. Andiamoci a prendere uno ierofante e andiamo con i vecchietti oggi. Per quanto uscire con Yuko comunque mi interessi, sarebbe un'uscita purtroppo non pratica. Sento che presto mi avvicinerò, perfetto. Siamo al livello 8, altri 2 incontri. Per quanto comunque un po' ti dispiaccia, siamo arrivati alla fine anche di quest'altro confident, dai. Per cosa? わってるっていつも月光って呼んでたからちょっと忘れただけじゃ色々頑張ってくれた方々に少し申し訳ない気もしますけどお噂をすれば何とやらじゃなけ succede?手紙を書いてみたんじゃがキーボードに慣れとると漢字忘れがひどくてな。え、beh, effettivamente. Magari troviamo i siti dove scrive qualcosa, magari anche. Che c'è scritto sulla lettera? Ovvero la prossima volta che ci vediamo. Anata. Magari una lettera di ringraziamento per noi? Non vedo l'ora.
Che gentili. Peccato che poi non ci vedremo più, però grazie. Sarebbe bello. Onestamente, i tempi della scuola mi mancano un po'. Non lo so, forse la vita è un po' più semplice quando sei a scuola, ma te ne accorgi quando te ne esci. Lo so, è sempre così. Ovvero domani, se riusciamo a questo punto. Non lo so, ho salutato la coppia. In Persona 4 una roba del genere davvero ti avrebbe fatto aspettare un po' di tempo. Proprio, dobbiamo aspettare, va bene, aspettiamo. Che si dice coso? Dopo domani ci sarà luna piena, eh? Sono troppo fomentato, spacchiamo la faccia a quelle ombre. Allora, lei vuole vedere la TV? Tutti gli altri stanno facendo i fatti loro. C'è Tanaka? C'è Tanaka. Abbiamo un diavolo? Andiamo a prendere un diavolo. Allora, gran simpaticone, come siamo messi? Ah, Star, tempismo perfetto. Non hai da fare, giusto? Perché ho una splendida lezione di vita per te. Completamente gratis per giunta. Ok, andiamo. Sì, sì, molto bene. Il tuo entusiasmo è adorabile. Dai, sentiamo i tuoi problemi di oggi. Facciamo finta di sì. Sì, che cosa? Shh, facciamoglielo credere, sti cazzi. Posso dire una cosa, effettivamente? A me, magari passa appunto un po' di tempo fra il 5 e questo rimasterizzato, però nel 5 sembra addirittura molto più giovane nei grandi affari di Tanaka nel mercato nero, eh? Fantastico. Sì. Ok. Ovviamente quello bello. Però quello naturale effettivamente lo spaccerebbero per biologico, per farti vedere: ehi, questo l'abbiamo cresciuto noi, guarda com'è bello, infatti ti costa di più. Si chiama biologico, infatti. È per quello che si va dal fruttivendolo a comprare la frutta. Perché sono belli da vedere. Non ha tutti i torti, però sì, dipende da persona a persona in realtà. Ok, era una bugia. Quanto ci fai? 3, 2, 1? Ah, è strano. Vabbè, quello che vuoi. Perché lui si fida di noi. Dai, sì, sì, sì. Sento di comprenderlo un po' meglio. Non che voglia, però, a quanto pare, dobbiamo. Dai, dopo di questo, altri 3 incontri. Purtroppo lui appare un po' più sporadico rispetto agli altri. Ha iniziato a smettere di minacciarci, però, eh. Si sta iniziando a fidare. Dopo averlo salutato, sono tornato al dormitorio. Ok, domani c'è la luna piena.